Domanda complicata, ma forse ho la risposta. Annie? Che succede lì dietro? Ehi, Annie! Qui qualcosa non va. Stai imbrogliando? Io non so di che cosa sta parlando. Non ti credo. Sembra tutto in ordine. Non so che dire. Che ne dice di scusa? Certo, proprio così. Ci è cascato in pieno? Ho dovuto decidere in fretta. Per fortuna ho tutte le risposte. Sei così carina, bambolina. Ehi, i miei mattoncini. Il lecca-lecca lo conservo per dopo. Oh? Il lavoro mette fame. Un attimo. Il lecca-lecca, che schifo, quanti capelli. Buono. Ah, dà un tocco di sapore. Il lavoro mette fame. Un attimo. Il lecca-lecca, che schifo, quanti capelli. No! Metti giù il lecca-lecca! Dammelo! Eh? Non puoi mangiarlo! Ma è mio! Ti faccio vedere una cosa, è il nostro segreto, ok? Ok? Sto per sorprenderti! Guardalo! Magnifico! È il mio orgoglio e la mia gioia! E intendo dopo di te, ovviamente! Che cos'è? Guarda da te! È la cosa migliore che abbia mai visto! Voglio regalartelo! Davvero? Trattalo bene! Sì, certo, come vuoi! Stai facendo un ottimo lavoro, amico! Genitore, voto 10! Ah, che giornata! Mi sembra che non finisca mai! Ehi, guarda questo! Hai mai visto un quaderno del genere? È così colorato e figo! Ma che... Sì, lo so, è stupendo! Guarda, sono io! Sono innamorato! È molto bello, Brian! Io invece ho questo. È un quaderno normalissimo. Ma cosa posso fare? Aspetta, che cos'è quello? È così imbarazzante! Ma... Questo fa la differenza! Ho capito, Brian! Sul serio, basta guardarlo! Ci sono serpenti e altra roba! Allontanati da me, ti prego. Andiamo, davvero! Che c'è? Mi dai sui nervi? Aspetta. Prendo questi fiori e addio al mio vecchio e banale quaderno. Attacco un adesivo con un unicorno e poi ci applico un fiore. Ricopro con nastro adesivo e continuo a ricoprirlo. Ehi, Brian, guarda qui! Eh? No, non può essere! Io non ci credo! Ci sono fiori e un unicorno! Dimmi che non è vero! Salve ragazzi, scusate il ritardo! Che fine hanno fatto i miei fiori? Sono spariti! Forse posso aiutarla! Ce li ho io! Bene, dovevo sospettarlo! Upsi! Forza, devo vincere! Ah, ma perché? Faccio l'insegnante. Mai arrivata a questo punto? Annie? Oh, metti giù il telefono. Conosci le regole? C'è pure un cartello. Scusi, stavo ottenendo un punteggio alto. Ammiro la tua ambizione, ma no ai telefoni. Non è giusto. Ma non mi arrenderò. Un attimo solo. Quello è un telefono? Annie? Proprio così, Annie! È da tanto che è lì? Abbastanza, dammi il telefono! Va bene, lo tenga. Te lo ridò alla fine della lezione. Wow, grazie. Voi ragazzi e i vostri telefoni. Ai miei tempi non era affatto così. Sì, ho capito. Se metti giù il telefono magari puoi imparare qualcosa. Ora fate attenzione. Insomma, Annie. È piuttosto noioso, vero Blue? Aspetta, forse lui ha ragione. Per iniziare prendo il quaderno, ci metto sopra del cartoncino, ritaglio un quadrato dal centro, prendo il quadrato e vi applico la colla. Mi assicuro che sia ricoperto, poi ci incollo un'immagine di Blue. Mi assicuro che aderisca e in seguito la taglio a pezzettini. Metto un altro foglio di cartoncino colorato sul quaderno e colloco i quadrati dentro il buco.
ma lascio uno spazio vuoto. Sarà un ottimo passatempo. È un puzzle divertente. È fantastico. Che stai facendo adesso? Mi godo la sua lezione. Oh, bene. È una bella lezione. Mi è arrivata in sogno, sai? Non la smetteva più di parlare. Ora posso tornare da Blu. Potrei farlo tutto il giorno. Piu piu boom! Adoro giocare con i Lego. Ava tesoro, cos'è tutto questo baccano? Guarda che casino. Ma non importa, ho un'idea. Guarda un po'. Sono coperta di nastro adesivo, figo, eh? Adesso siamo in due. Wow, com'è divertente! Raccogliamo i Lego. In questo modo sarà molto più facile. Dobbiamo solo appoggiarci per terra. E faremo anche più in fretta. No, me ne sono persi alcuni, fatto. Penso che sia tutto. Mettiamoli nella scatola. Dobbiamo solo toglierli dal nastro. Wow, la stanza è pulita adesso. La torta è quasi finita, mancano solo gli sprinkles. Sembra buonissima. La mamma non deve sapere che sono qui, la torta sarà mia. Non vedo l'ora di assaggiarla, ma dovrò aspettare fino a domani. Andiamo a letto. Se n'è andata? Via libera? Sapevo che nascondersi per 5 ore ne sarebbe valsa la pena. È l'ora della torta. Ma guarda, penso di essere innamorata. È magnifica. Devo regolarmi. Mangerò solo un pezzettino. Wow, la mamma è così brava a cucinare. Però adesso me la divoro tutta. È così buona. Sei mia. Adesso sì che mi divertirò. Ecco che vado. No. Ah, era fantastica. E non me ne pento neanche un po'. Oh, l'ultimo pezzo. Ah, che bel riposino. Ava, quella è la mia torta. Ah? Non è come sembra. Devo andare. Non ci posso credere. Succede ogni volta. Aspetta, quello è un ragno? Oh, mi è venuta un'idea. Metterò questa ciotola piena di deliziose caramelle in frigo. Qualcuno ha detto caramelle? Oh, devo averle. Spero che nessuno le mangi. Adesso è la mia occasione. La mamma non saprà mai che sono stata io. Non vedo l'ora. Che diavolo? Dei ragni! Sono ovunque! Sapevo avrebbe funzionato! Mi ero dimenticata dei ragni. Così impari, Ava. E questo look va bene. Bambini, andiamo! Arriviamo! Ti piace il mio vestito? Oh, ieri ci ho portato la spesa lì dentro. E ora lo stai indossando? Aspetta! Ecco! Tessuto perfetto! Ora guarda e impara! Wow, lo adoro! E guarda questo fiocchetto! Mi fa un bel vitino! E io? Vado a risparmio, sì! Usciamo? Ok, dai! Sarà così divertente, ci sono così tanti animali! Guarda laggiù! È un coniglietto tutto soffice, così carino! È adorabile! Ah. Ava, devi starmi vicina. Mamma, il coniglietto! Wow, mi piace così tanto quel coniglietto. È la cosa più carina che abbia mai visto. Chissà che starà facendo in questo momento. Ava, qualcosa non va? Guarda. Oh, è adorabile. Voglio un coniglietto, mamma. Per favore, gli darò da mangiare le carote. Ne parleremo più tardi. Perché guardalo! Smetti, Ava, ho un'idea migliore. Applicherò della colla al dito medio di questo guanto, poi piegherò il dito e lo premerò verso il basso. Dopodiché capovolgerò il guanto. Devo usare di nuovo la colla. Ne metto una piccola quantità su mignolo e pollice e adesso abbasserò anche loro. Adesso mi serve un pennarello. Disegnerò 2 occhietti. Poi dei baffi. E una bocca. Questa soffice pallina rosa sarà il naso. Poi mi servono un bicchiere di carta e una cannuccia.
farò un piccolo foro sul lato del bicchiere e ci infilerò la cannuccia. Poi infilerò i guanti sulla parte superiore del bicchiere. Devo assicurarmi che sia ben fissato. Poi spingerò delicatamente il guanto dentro il bicchiere. Guarda che cosa ho, Ava! Quando soffio viene fuori un coniglio. Piuttosto figo, vero? Ne ho fatto uno anche per te. Davvero, mamma? È fantastico! Vieni fuori, coniglietto! Wow, potrei farlo tutto il giorno! Chi può fare apparire il coniglio più velocemente? Ho vinto! Grazie, mamma, è fantastico! Adoro i cereali! Che schifo! Mamma? È disgustoso, vorrei non averlo visto! Scusa, mamma! C'è solo una cosa da fare! Non muoverti, ci sono briciole ovunque! Dovrò pulirle! Oh, mi hai fatto prendere un colpo! Stai indietro! Ho così tanta fame adesso! Ottimo! Che paura! Ma ho questo! Ma non è nuovo! I tempi in cui si aspirava via il moccio sono finiti! Non posso usarlo! Fortunatamente ho un'alternativa, questa siringa gigante! Sai che stai facendo, vero? Sarai libera dal moccio in men che non si dica! Wow, ma quanto ne hai lì dentro? Da dove viene tutta questa roba? Non finisce più! Seriamente, sono impressionata! Come ti senti? Bene, direi! Adesso respiro meglio! Sei la migliore! Grazie, mamma! Mangiamo i cereali! Oh, è vero, c'è del moccio qui dentro! Credo che possa farne anche a meno! Magari avrò dei toast! Sì, meglio! Chi è la bambina più bella del mondo? Ma sei tu! Che strano, pensavo di aver comprato i pomodori! Oh, scusami! Lexi, ma mi serve! Non è un gioco! Grazie! I ragazzi! E va bene! Allora uso qualcos'altro! E dei noodles! Come posso chiamarlo il mio bambino? Per prima cosa mi serve un viso! Ecco qua! Bello, eh? No! Scusami! Oh, sto perdendo le speranze! Scopetta, ti presento Mocho! Guarda come sono innamorati! Ehi, Mocho! Mi lavi sempre i piedi? Basta! Dammi queste! E ora calmati e siediti! Oggi è il giorno più brutto del mondo! Vorrei poterle dare qualcosa per divertirsi! E forse posso! Voi due aspettate qui! Bisogna farsi creativi! Ho un'idea geniale! Pronti? Uso un righello per disegnare una linea dritta! Una volta finito, ne faccio un'altra! E altre due! Poi prendo il taglierino! Attenzione, che è affilatissimo! Togliete la parte esterna e disegnate delle linee sul cartone. Disegna linee oblique che le collegano. Ripetete in ogni parte. Poi usate un compasso in questi punti. Tagliare lungo i bordi facendo attenzione ci vorrà qualche minuto. Poi estraete i cerchi. Prossimo pezzo. Usiamo un righello per disegnare altre linee. Potete usare un pennarello nero stavolta. Speriamo la lama sia ancora affilata. Attenzione alle dita, eh? E non dimentichiamo le altre linee. Separate i due pezzi. Usiamo della colla sui bordi del cartone. Su entrambi i lati. E unite. Tac! E questo via. Ora giriamo, è ora di fare gli interni. Questo lo incolliamo qui. E questo qui sotto. Ok, abbiamo quasi finito! Ta-da! Mettiamo della colla sui bordi! E poi incolliamo qui! Ecco fatto! E questo lo mettiamo qui! Poi abbiamo questi! Visto? Capito come? Ora tiriamo fuori il pezzo di lato! Mettiamo della colla su un bastoncino di legno e lo mettiamo qui! E altri due!
Carino! Questo lo incolliamo qui. Poi mettiamo il retro. Usate la colla per attaccarlo. Poi buchiamo questo cerchio qui. Forse dobbiamo premere un pochino. Ecco, e ora un po' di colla qui. E incolliamo un altro pezzo sopra. Poi un altro qui. E ora un altro più grande. Questo non ci serve. Mettiamo della colla. Ecco qua, facile! E ora li incolliamo insieme. Poi tagliamo il legno in eccesso. La colla li terrà fermi. Tada! Questo pezzo va qui sotto. E copriamo lo spazio vuoto con questo. Bellissimo, ma va colorato. Ricordi le linee che abbiamo disegnato? Le ripassiamo con dei pennarelli colorati e ci aggiungiamo anche degli adesivi. Perfetto, prendo questi. Si allineano sul bordo. Poi uso un foglio bianco e un pennarello nero per disegnare il faccino di un animaletto carino. Riesci a indovinare cos'è? Taglialo e lo scoprirai! E ora lo attacchiamo sul suo corrispettivo in cartone con della colla stick. Visto? Ci sta perfetto! E tac! E ora aggiungiamo i quattro strati per dare un po' di spessore. Giratelo e mettete della colla. Un filo prima che si asciughi. Ecco, sta venendo benissimo. E ora facciamo passare i fili qui. Così si allenano anche un po' le dita. E ora lo faccio girare qui. E aggiungiamo il tetto. Bello, eh? Che ne pensi, Lexi? È un inseguimento gatto e topo. Vuoi fare una prova? Metti la pallina qui e supera tutti i buchi. Niente palline qui, solo su in cima. Capito come? Dai, prova! Ok, credo di potercela fare. Oddio, come si muove! Aspetta, no! È finito nella cella! Uffa! Ecco, perché non riprovi? Ok, stavolta sto più attenta. Ok, sta salendo. Ah, non finirci dentro! Fiu! Ok, sono quasi a metà. Ah, ci sono quasi! Aspetta! Ehi, è entrata! Mamma, hai visto? Ci sono riuscita! Certo, tesorino! Troppo divertente! Voglio giocarci tutta la notte! Sto proprio bene! Devo solo sbarazzarmi dei peli. Au! Accidenti! Io prenderò questa. Oh, quanto era lungo, che dolore! Aspetta, dov'è finita la mia lozione idratante? Oh, che bella sensazione! Guarda, zia Betty, sono un'adulta! Almeno si sta divertendo. Intanto qui ho dei peli da togliere. Il rossetto, mi sento così carina! Ava, che fai? No, ma quelli sono i miei cosmetici, smettila! Come ti sembro? Sono bellissima, lo so. Beh, la bellezza non è tutto, ti consiglio di studiare. Oh. Cos'altro posso prendere? Questo sembra interessante. Zia Betty, guarda! Ho una nuova acconciatura! Oh sì, è qui che mi prude. Oh, ti stanno bene i capelli così? Sono contenta che tua madre non sia qui, impazzirebbe. Questo look mi ha già stancata. Voglio rasarmi la testa. No, mettilo giù! Dammi quel rasoio! No, non farlo! Oh, c'è mancato poco, ma che ti salta in mente? Non devi raderti i capelli! Stavo solo giocando! Mi dispiace, non arrabbiarti! Oh, come piange, accidenti! Calmati! Aspetta! Penso di avere un'idea! So come risolvere questo problema! Mi serve un pezzo di cartone! Ci ho disegnato sopra la forma di una pecora e l'ho ritagliata! Ora devo diventare artistica, cominciando con il bello. Ora è il momento della faccia. Mi sto davvero divertendo. È anche rilassante. Com'è carina questa pecora. Aggiungo gli ultimi ritocchi. Devo colorare anche la faccia e le gambe. Ora coprirò la pecora con del nastro trasparente. Così sarà impermeabile. Non devo perdermi nessun punto. Ora ci aggiungerò della schiuma da barba, sì. L'applicherò su tutto il bello.
lasciando fuori soltanto il viso e le gambe. È pronta! Ava, guarda! Togli il vello alla pecora, ti faccio vedere come fare. È così facile! Ed è divertente! Vuoi fare un tentativo? Ti va? Ecco, prendi il rasoio! Wow, è fighissimo! Stai indietro, questa pecora sta per diventare calva! È fantastico! Sto rasando la pecorella! Ce l'ho fatta! Wow! Grazie! Certo che ce l'hai fatta, ben fatto! Interessante! Mamma, sono a casa! Oh, buon Halloween! Stai benissimo! Guarda quante caramelle! Oh, E te le mangi tutte? Certo, mamma! Oddio! Vai bene, mamma! Le prendo io! Mi ringrazierai dopo! Davvero? Ecco, posso dartela una! Solo una? Cosa? Prego! Nemmeno mi piace questo gusto! È per il tuo bene, Lexi! Non è giusto! Oh, non piangere! È tutto ok, tesorino! Puoi averne un pezzo? Ho i tuoi cereali preferiti! Quelli al cioccolato! Per prima cosa cambiamo colore! Molto meglio! E ora taglio per lungo così! Fino alla fine! E ora metto tutto così! Poi uso un righello per fare le linee! Poi un rotolo di carta igienica per tracciare la circonferenza perfetta! Ecco qua! Uso le forbici per tagliare! Poi metto questa parte della scatola qui! Ti ricordi il rotolo? Lo metto qui e faccio un segno! Taglio una forma rettangolare! Il materiale è un po' duro, ma puoi farcela! Rimetti il rotolo dentro! E ora taglia sopra e sotto! Usa una lama per tagliare un quadrato! E un rettangolo qui! E ora attacca questo pezzo in diagonale! E ora questo! Ormai conosci gli step! Usa il super attack qui! Vogliamo si attacchino per bene! Perfetto, ora lo mettiamo dentro! Questo invece lo copriamo con della plastica trasparente! E ora hai una finestrella! Solo un altro step! E ora un po' di stile! Una macchina per caramelle fatta a mano! Non è semplicemente magnifica? Ora puoi godertene una alla volta! Una macchinetta di caramelle, eh? Con le mie caramelle dentro? Sembra divertente! Ma come fanno a uscire? Metti i soldi qui! Un dollaro! Vediamo se ce l'ho! Non ho nemmeno le tasche! Questo potrebbe andare bene! Credo di sì! Vai, continua a far girare! Ehi, una caramella! Non ci credo, ha funzionato! Ed è una rossa! Solo una, ok? Ok, la prendo! Pazzesco! Credo che la terrò qui! Perfetto, non vedo l'ora che sia domani! Amo Halloween! Oh, anche io, tesoro! Oh, terremoto! Aspetta, che sta succedendo? È meglio che controlli Ava! Ava? Tesoro, stai bene? No, torna indietro, signor unicorno! Oh, è caduta dal letto! Ti rimetto a posto! Ora va meglio, sogni d'oro, tesoro! Sta bene? Ava? Oh. Tesoro? Oh. Come fa ancora a dormire? Dobbiamo risolvere questo problema! Non andrai da nessuna parte! Devo proteggere la mia bambina! Questo dovrebbe andare! La supermamma ci è riuscita di nuovo!
Non può essere sul serio? Com'è possibile? Ero convinta che avrebbe funzionato. Ok, mi serve un nuovo piano. Fammi pensare. Potrei forse usare questa coperta. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Metterò la coperta sul letto, comincerò ad arrotolarla. Voglio creare una specie di salsiccia. Così dovrebbe andare. Poi solleverò il lenzuolo. Posizionerò la coperta sul bordo del materasso e ci piegherò sopra il lenzuolo. Devo assicurarmi che sia bello stretto. Ora riporto a valletto, forza tesoro. Questo dovrebbe impedirle di cadere. Funziona, è come una barriera. No, sembra un angioletto quando dorme. Vorresti preparare uno spuntino delizioso che i tuoi figli vorranno assolutamente mangiare? La soluzione sta in una piccola caramella e lo spuntino è semplicissimo da fare, vedi? Una volta congelato, hai dei buonissimi ghiaccioli! Hack per genitori di livello 10 sbloccati! Salute! So di frutta! Il topolino dei denti è stato piuttosto generoso questa volta e la cosa più intelligente da fare è metterli da parte, a meno che... Vorrei tanto un bel gelato! Potrei comprarne un centinaio! Adesso non posso più usarli, devo tirarli fuori in qualche modo! Pronto? Mi sentite? Ci infilerò dentro le dita! Questa stupida fessura è troppo piccola! Ok, fammi riflettere! Aspetta! So cosa fare! Vuoi giocare sporco, eh? Fatti avanti, signor maialino! Guarda che io vedo tutto! Aspetta, ci sono! Userò una di queste forcine! Rendimi orgogliosa, piccola forcina! Forza, deve funzionare! Apriti, per favore! Ok, è ora di tirare fuori l'armamentario! Vediamo quanto sei forte adesso! Tesoro! Con la violenza non si risolve nulla! Usiamo la testa! No, papà, le ho provate tutte! Vedi! C'è ancora un'altra cosa da provare! Vedi questa cassaforte? Puoi aprirla ogni volta che desideri! Guarda! È elettrica, vedi? Wow, che bella, papà! E se vuoi indietro i soldi, devi solo inserire il codice segreto. Ta-da! Vedi? Eccoti qua! Ora prova tu. Esatto! Ora sbloccala col codice. Ehi! Funziona! Ora vado a prendermi un gelato. Grazie! Lo desideravo da così tanto. Soldi ben spesi! Che bello, ho la piscina tutta per me! Ehi tesoro, ti ho preparato del cibo! Non ho fame! Ma è il tuo cibo preferito? Non lo voglio! Solo un piccolo morso! L'ho fatto apposta per te? No, fammi nuotare! Posso insistere tutto il giorno! Ew, che bella nuotata! Sul serio? Assaggia! Vai via! Come ti permetti? Non avrei dovuto farlo! Ho un'idea! Intanto ho bisogno di un tubo galleggiante e lo taglierò a metà! Proprio così! Ora per la fase successiva! Applicherò della colla sul lato piatto del tubo! La metterò lungo entrambi i lati! Mi serve molta colla perché deve essere ben fissato. Dovrebbe andare. Ora attaccherò il tubo al cestino per picnic. Premerò per assicurarmi che sia ben fissato. Deve galleggiare, quindi coprirò la base con i pezzi di tubo. Se non uscirai dalla piscina, allora il cibo verrà da te. È proprio per salpare. Buona fortuna! Che cos'è questo? Wow! Ma è fantastico! Oh, sta mangiando! È buono!
Grazie, mamma. Sono così felice che ti piaccia. Oh, penso che sia sicuro quassù. Finché sto in silenzio, non mi troveranno mai. Tutto quello che voglio è godermi un po' di dolce, dolce cioccolato. È tutto il giorno che aspetto questo momento. Mamma, sei lì? Posso sentire l'odore del cioccolato? Devo sbrigarmi. Per favore, non entrare. Mamma? No, per favore, no! Mamma? Mamma! Arriviamo, mamma! Dai, dai, dammi qui! No, dalla me! Vorrei soltanto stare da sola! Disegnare è bellissimo! Che carino! Devo rimanere dentro le righe! Tesoro, indovina! È il momento del bagnetto! No, non voglio, sto disegnando! Scusami, devi fare il bagno, tesoro! No, lasciami stare, mamma! Sei così forte? Forse c'è un modo per entrare nel bagno. Questi pastelli possono essere utili. Tesoro, guarda cos'ho! Oh? I pastelli, li voglio! Vieni a prenderli! Pastelli! Ok, ecco qui! E adesso posso disegnare un sacco di cose belle! Mi piace il bagnetto, guarda mamma! Non mi piace. Molto meglio. È il momento di uscire? No, non mi va. Voglio rimanere qui. Oh, ancora. Piano. Ce la posso fare? Oh, sono in piedi. E quel puppet è mio. È bellissimo. Ci sono quasi. Oh, tesoro. Non ti preoccupare, guarda cos'ho. Sta ferma. Così sarai al sicuro. Niente più bernoccoli o lividi. Wow, sono inarrestabile. E morbida. È divertente. Non mi faccio male. Ancora, ancora. Ce l'ho fatta. Ora posso prendere il puppet. Ne valeva la pena. Eccomi. Sì, tesoro. Continua così. Grazie, mamma. Pronta per lo show? Ciao, Mickey. Ciao, Dolly. Oh, no, un dinosauro. Wow, che spettacolo. Mamma, ho fatto una puzzetta. La posso sentire da qui! Oh, che odore! Ups! Devi imparare a usare il vasino! Le bimbe grandi fanno così! Guarda! Wow, che ansia! E fai la cacca nel vasino! È molto semplice! Proviamo! Adesso? Ok, iniziamo! Woohoo! Guarda il mio cappello! Avrei dovuto immaginarmelo. No, cara, ti ci devi sedere sopra. Mickey, fermati. Forza, cavallo! Che strano. In questo modo. Non si mangia, serve per la cacca. Come sei cattiva. No, non piangere. Questa cosa è brutta. Voglio il pannolino. Aspetta, dammelo. Metterò il pannolino nel vasino. Potrai continuare a farci la pupù. Oh, bella idea! Forza, prova! Funziona! Non guardarmi! Oh, ce l'ho fatta! La mia bambina! Ottimo lavoro! Oh, guarda quante! Buttiamola! E in fretta! Ce l'ho fatta, mamma! Certo, mia cara! Oh, Mickey! Devo farla di nuovo! Nessun problema! Che imbarazzo! Non lo dimenticherò mai! Devo fare piano! La mamma non deve sentirmi! Ce l'ho fatta!
Come sto? Pazzesca! I capelli mi stanno benissimo. Devo sbarazzarmi di questi cappelli prima che mamma li veda. Non posso rovinarmi i capelli. Ecco, è il momento di andare. Dove vai? Torna qui! Dove credi di andare vestita così? Fa freddo fuori! Ti serve un cappello? Mamma, non ci sono cappelli. E vabbè, io vado, ciao. Ero sicura che fossero qui, però. Non importa, mamma improvvisa. Mi servono soltanto queste forbici. Taglio le maniche di questa felpa. Piega le estremità e fai un nodo. E alleni anche i bicipiti, eh? Ecco un cappello carinissimo. Aspetta che mamma te lo metti. Oh, ma sei carinissima. Sembro un ognomo. Non ringraziarmi, adesso vai, passa una buona giornata. È imbarazzante. Che noia. Hai visto cosa hai in mano? Ecco, bambine. State buone e tranquille. E ora che si fa? Si rende conto che siamo qui, vero? Ehi, lo voglio! Dammelo! Oh, che carino! Mamma! E va bene, prendilo! È colpa tua! Mamma! Ellie è stata cattiva! No, è colpa di Mickey! Dove sono i vostri ciucci? Ah, ora devo pulirli! Come farei senza questi? Ecco a voi, bimbe! Oh! E uno per Mickey! Presi al volo! Ormai faranno sempre così! A meno che... Ho un'idea! Che cos'è? So come impedire che questi ciucci cadano. Legherò un palloncino al ciuccio. Wow! Intelligente! Assicuriamoci che il nodo sia stretto. Oh! Wow! Molto meglio! Questa festa è divertente! Prendi! Adoro i palloncini! Auguri, bambine! Guarda quella torta! Non ci credo! Ed ecco che i ciucci se ne vanno! Ma non fa niente! Sono volati via! Mangiamo un po' di torta! Spero vi piaccia! Come sono fortunata! Oh, il mio ciuccio! Ha un buon sapore! Brum brum! Bibi! Attenta, mamma! Cosa? Non adesso. Mamma sta guardando la TV. Brum brum. Che ha detto la mamma, amore? Vai a giocare lì, dai. Brum bip bip. Ah! Ups. Mi piace questo gioco. Mamma è arrabbiatissima. Guarda, mamma. La tua testa è la strada. Ok, va bene. Vieni qui. Scusa, mamma. Farò la brava. Troppo tardi. Metto un pezzo di scotch a terra. E altri pezzi. Ecco qui. Fatto! Posso venire? Non ancora, la mamma sta finendo. Uso il pennarello per aggiungere dei dettagli. Avrei dovuto pensarci prima. Finito! Tesoro, vieni qui, la mamma ha una sorpresa! Amo le sorprese! Che ne pensi? Wow, è una strada! Posso farci andare le macchinine, grazie mamma! Non vedo l'ora di provarla! Brum brum brum! Brum! Ah, che tesoro! Adesso posso guardare la TV in pace! Oh, come sei adorabile! Grazie! Aspetta! Parlavi al bambino? Cuci cuci! Oh, un messaggio! Oh, cavolo! Saldi! Arrivo subito! Devo andare! Ecco a te!
Ma che succede? Mammina sta per spendere un sacco di soldi. Divertiti. Siamo solo io e te, caro mio. Fico? Oh, hai i miei stessi occhi. Divertente. La la la. Un classico. Wow. Mi sono lasciato trasportare. Oh, ti va un po' di latte? Potrebbe aiutare. No, non lo voglio. Fantastico. Ora che faccio? Aspetta. Ho un'idea. Mi servono queste forbici. Farò un taglio nella maglietta e ci farò uscire la bottiglia. Proviamo di nuovo. Che buono il latte! Che giornata! È una cosa dolcissima. Se no si sveglia. Ecco, va a spendere altri soldi. Sei il marito migliore al mondo. Ti lascio al tuo impegno. Oh, ma che bello! La scuola è dura, lo capiamo. Ecco perché ci vengono sempre in mente nuove idee per semplificarti la giornata. Qual è il trucchetto scolastico che preferisci? Diccelo nei commenti. Non dimenticare di condividere il video con gli amici.